Dopo aver definito, diciamo, i volumi principali attraverso oggetti più grossi, l'opera viene completata aggiungendo oggetti sempre più piccoli che mi aiutano a definire meglio la forma. Ed è una ricerca, diciamo, quasi, sì, di un'armonia, forse non di una perfezione o di una bellezza estetica, ma di un'armonia soprattutto per quanto riguarda l'attenzione ai particolari anatomici. E nonostante, diciamo, il risultato è abbastanza verosimile, c'è sempre l'impressione che queste sculture siano molto precarie, appunto perché voglio riflettere la precarietà dell'uomo contemporaneo, quindi l'incertezza esistenziale e la frammentazione della nostra esistenza. Infatti queste sculture hanno sempre comunque un aspetto di precarietà, di vulnerabilità, come se si potessero disintegrare da un momento all'altro. Una cosa molto interessante per me nell'utilizzare questo tipo di materiale è il fatto che ritornano ad essere visibili per il pubblico, per la società. Infatti, diciamo che la spazzatura è una cosa non è bella da vedere e soprattutto non riguarda un problema fin tanto che viene smaltita, viene portata via e non è più visibile agli occhi della gente. Quindi riportare questi materiali di scarto, questa spazzatura in una galleria o in un museo, secondo me è interessante per far proprio vedere alla gente, tutti gli oggetti che buttiamo e che compongono comunque parte della nostra esistenza, della nostra identità.